Salve ragazzi, come state? Io sono Briller. Oggi, prima di iniziare, devo dire a tutti quanti, io sono un bravo ragazzo, ve lo giuro, non dico tante parolacce, mi ritengo abbastanza educato, penso di essere insomma un buon ragazzo con morali giusti, eccetera. Però ragazzi, è arrivato un momento in cui volevo spiegare perché ricevo spesso la domanda, la richiesta di spiegare le parolacce che sono i peggiori parolacce in inglese e adesso ho deciso di condividere queste informazioni con voi. Allora, fatemelo dire pure in inglese perché per chi sta guardando in inglese e non capisce l'italiano, I'm a good guy. I'm sorry that I have to say these bad words, but the Italian people want to know, and they don't have a chance to learn these bad words in school. Just forgive me, I don't represent these words, I don't say these words, but I thought it was necessary to teach them. Not necessary, but useful, because they are used. Quindi ragazzi, comunque, eccomi qua di nuovo. E io ho fatto una lista di 10 parolacce in americano o anche inglese che non dovreste usare. E le ho messe in ordine dalla parola più accettabile alla parola peggiore, che avrò pure paura da dire alla fine di questo video. Quindi iniziamo con numero 10. Numero 10 è hell, che vuol dire l'inferno, e tecnicamente è una parolaccia, soprattutto quando si dice what the hell, che vuol dire tipo che cazzo, ma comunque what the hell non è così grave. E il sostituto per hell è heck, quindi si dice spesso tipo what the heck. Allora, numero 9 ancora non è una parolaccia così grave, è ass. Ass, come sapete, vuol dire culo. Un sostituto per questo è butt, come sedere, oppure booty, tipo un modo divertente per dire sedere. Con la parola ass aggiungiamo spesso la parola hole, che vuol dire buco. E lascio a voi scoprire il significato di ass buco. Potete pensarci voi. Allora, numero 8 è la parola bitch. Questo non vuol dire puttana, ragazzi. Quello sarebbe slut, che non è arrivata in questa lista. Bitch più che altro vuol dire stronza. Non c'è un sostituto buono per la parola bitch. Il sostituto in questo caso è di essere una buona persona e non dire la parolaccia. Allora, numero 7. E prima di dire numero 7, devo informarvi che l'idea di bestemmiare in italiano è così grave e così importante. Eppure in America, negli Stati Uniti, non è nemmeno un concetto tipo bestemmiare. Non usiamo questo verbo. Comunque, c'è. Siete Italia, siete il paese del cattolicismo. Ma comunque, la settima parola è Jesus. Si dice Jesus, è soltanto per dire tipo cazzo. Non so se in italiano potete fare tipo Gesù. Suona strano, probabilmente non lo potete fare, ma in inglese lo facciamo per dire tipo ammazza, Jesus. Oppure anche non deve essere nemmeno arrabbiato, può essere stupore o sorpresa, tipo Jesus, tipo che grande quella cosa, qualcosa del genere. Quindi la settima parola è Jesus, o anche Jesus Christ, e questo sì sarebbe una bestemmia. E solo per dirlo un'ultima volta, io sono un bravo ragazzo e io non bestemmio, quindi non vi preoccupate, anche se non sono religioso, non bestemmio e non dico queste parole nella vera vita, ma vi le dovevo insegnare. Andiamo alla sesta parola. La sesta parola è shit, che vuol dire merda. E vuol dire anche tipo cagare. Non nel senso dai, cagami. Non diremmo shit on me per dire fammi attenzione. Non so perché dite cagami per dire fammi attenzione. Questa cosa è stranissima. Ma comunque shit, merda. Di nuovo si usa come espressione forte tipo shit, cazzo. Quindi si può fare così e il sostituto è shoot. Allora ragazzi, adesso siamo nel top 5, quindi andiamo alla quinta parola. La quinta parola è cock, che vuol dire letteralmente cazzo o penne. Il sostituto è dick,
dick, che è accettabile e non è così tanto una parolaccia. Cock non lo usiamo nella stessa maniera in cui lo usate voi, che lo dite ovunque. E pensate se cock in inglese fosse come cazzo in italiano, tipo what cock? Che cazzo, what cock? Sarebbe divertente, ma non facciamo così. Lo usiamo soltanto per dire tipo un pene, tipo il mio. Allora, non lo voglio dire, però avete capito. Allora, la quarta parola è damn. E in sé damn non è così grave, vuol dire tipo dannazione. E damn non è così grave come parolaccia. Però quando dici Dio più damn più it, God damn it, voglio sussurrare soltanto perché non mi va di urlare adesso quella bestemmia, ma si dice God damn it. Ed è una bestemmia abbastanza forte, soprattutto se ti offendi per una bestemmia, non ti piacerebbe sentire God damn it. Un sostituto della parola damn è dang o darn. E un sostituto per la parola God è gosh. Quindi piuttosto che dire God damn it, puoi dire gosh darn it. È un po' tipo da bambino, però se non vuoi bestemmiare puoi dire gosh darn it, che sembra carino. Quindi God damn it è abbastanza grave ed è la quarta parola. Adesso dobbiamo andare alla terza parola, ragazzi. Oddio, stiamo arrivando alle parole peggiori del mondo adesso in inglese. Quindi ho paura di dire queste cose e spero soltanto di non offendervi. Per questo sto sempre dicendo che sono un bravo ragazzo e non dico queste parole fuori questo video. Quindi non offendetevi, vi prego. Andiamo alla terza parola. La terza parola la conoscete sicuramente, è fuck. Fuck è probabilmente la parolaccia più famosa in tutto l'inglese, quello più usato, ed è anche molto forte. Quindi è nel terzo posto adesso. Un sostituto per fuck è frick, oppure anche fudge. Ragazzi, se vuoi esprimere una cosa, è un po' buffo dire tipo what the frick o what the fudge. Mi raccomando, se vuoi veramente dirlo, dillo e basta. Ma comunque fuck ha tantissimi significati. Penso, sì, nella storia del mio canale, sì, c'è, magari lascerò un link che ho fatto anni fa sulla parola fuck e tutti i suoi usi, quindi andate a vedere quel video se ti piace la parola fuck. Allora ragazzi, adesso siamo arrivati ad un punto in cui non so davvero nemmeno se dovrei continuare, perché è tipo un rischio, penso, ma comunque ovviamente andrò avanti con la seconda parola più grave e forte delle parolacce, ed è la parola N, come lo diciamo in inglese, the N word, una parola che si scrive N-I-G-G-A. Spero che usate la A e non usate N-I-G-G-E-R. Non dirò nemmeno questa parola perché è brutto. Penso che ne sappiate un po', tipo nella storia tra afroamericani, si dice afroamericani, e bianchi americani. In questa storia c'è stato questo rapporto brutto. I bianchi chiamavano tipo i schiavi con questo nome e questo è rimasto. Ovviamente adesso non vuol dire schiavo o qualcosa del genere, ma c'è una storia lunga in cui, di cui non vorrei parlare tanto adesso perché un po' uccide il mood di questo video. Andate a leggere su quello se volete. Io non dirò queste parole perché sono bianco e sì, ma comunque ragazzi, andiamo alla parola peggiore dell'inglese. Una parola fortissima che non senti nemmeno così tanto, penso perché per quanto è forte. Ecco ragazzi, la parola peggiore dell'inglese. Prima ve lo scrivo e poi ve lo sussurro perché di nuovo non mi va di urlare questa parola. Ma la parola è C-U-N-T. Questa parola vuol dire tipo una figa o una vagina. Ed è come insultare una ragazza, non dovresti mai dirlo. Io non lo dico mai davvero, se non è proprio uno scherzo. Questa parola è fortissimo, per questo è arrivato al posto principale di questa lista. La parola che non dovresti mai dire.
Allora ragazzi, quindi questo è un video super giù sull'inglese e ho un canale che insegna l'inglese. Quindi se vi piace imparare l'inglese, soprattutto da me, un americano, potete andare a vedere il mio canale che si chiama Bringlese. Posso assicurarvi che la maggior parte dei video non sono così con questo tema. Sono molto utili i video secondo me e vi piacerebbero se stai imparando l'inglese. A parte questo ragazzi, penso di aver finito. È stato, non direi un piacere, ma comunque adesso finalmente avete queste informazioni che cercavate. È stato un piacere ragazzi, ci vediamo alla prossima. Sono Briller dicendo peace.